controlli delle forze dell'ordine capillari strada per strada con la comandante della Polizia Metropolitana sul lungomare di Napoli, c'è Carlo Verna. Sì, buon pomeriggio dalla rotonda Diaz per sottolineare con la forza di una testimonianza importante che i napoletani stanno assolutamente rispettando le regole. Peraltro la Polizia Metropolitana costituisce un osservatorio un po' particolare anche sulla mobilità intercomunale fra comuni che in linea generale è vietata. La comandante Lucia Rea, è così, stanno rispettando le regole. Sì, direi, posso spendere questa parola sicuramente a favore dei cittadini, dei comuni della provincia e della città di Napoli. In realtà stanno rispondendo molto bene, hanno capito il sacrificio a cui sono stati chiamati per la tutela della salute di tutti. Al netto di qualche episodio, ma devo dire non frequente. Ecco, magari qualche episodio curioso ce lo puoi raccontare? Beh, ce ne sono vari, diciamo che uno degli ultimi è che in prossimità di Pozzuoli c'era un ragazzo, un signore che intendeva giocare con una frusta, stava esercitando il suo sport preferito evidentemente. E quindi abbiamo dovuto naturalmente in questo caso multarlo, prima però abbiamo cercato di farglielo comprendere. Ecco, quindi voi non solo peraltro, non solo in generale tutto ok sul comportamento e controlli, ma anche altro, come d'altronde già lo si sottolineava dal collegamento fatto col comandante della Gala dei Carabinieri. Sì, noi facciamo ovviamente il nostro controllo, abbiamo circa controllato 500 esercizi pubblici come commerciali, come abbiamo fatto circa 3.000 sì, ma i numeri 30.000. sono freddi. No, noi abbiamo però un'altra missione. Che ci interessa. Sì, è una noi abbiamo importante istituito questo. Immediatamente, subito, fin dall'inizio, abbiamo istituito un numero a disposizione per i cittadini, i quali ci chiamano non solo per quando appunto osservano degli assembramenti piuttosto che delle situazioni che possono appunto richiamare il nostro intervento, ma anche per un'assistenza psicologica, anche soltanto per spiegare le circolari, le ordinanze, che cosa dicono, cosa intendono, cosa dei passaggi che loro non comprendono. Questo è importante. Abbiamo distolto qualche squadra per qualche minuto per il collegamento, ma intanto è arrivata una chiamata via dei missionari a Fuorigliotta, che stava accadendo? Via dei missionari c'era un assembramento, diciamo, di ragazzi prevalentemente, ma questo a Fuorigrotta è già capitato e immediatamente una nostra pattuglia è già sul posto e sta cercando di spiegare appunto, e poi vedremo. Se non lo capiranno vorrà dire che poi interverremo con le maniere più forti.